sei? Special Police. Lui, sei vittima di un incantesimo, ma tu sei lui, non sei uno Special Police. La arresto. Vediamo cosa fa lei. Io la picchio. Ma... aiuto! Lei è ufficialmente in prigione. Ciao a tutti, io sono Sofia e me contro te. E forse questo entusiasmo è un po' troppo. Dovrei essere un po' più triste, perché il nostro lui è nuovamente vittima di un incantesimo. Avete capito bene? Stavolta non si crede né papapaccio né infermiere, ma... poliziotto! La situazione è veramente fuori controllo. Mi ha fatto togliere le calzette perché lui pensava che ci fossero delle irregolarità. E adesso sono scalza! Non so come fare, ragazzi. Ho pensato tantissimi modi per sciogliere l'incantesimo, ma secondo me la vera chiave potrebbe essere la paletta da vigile. Secondo me è proprio quell'oggetto che lo fa essere vittima dell'incantesimo. Se io riuscissi a prenderlo e a spezzarlo, probabilmente si scioglierebbe e tutto tornerebbe alla normalità. Ma se c'è una cosa che ho imparato ogni volta che lui è vittima di un incantesimo è che non devo preoccuparmi quando lo sento, bensì quando non lo sento, come in questo momento. Non sento proprio nulla, voi sentite qualcosa? E non lo vedo neanche. Mi sto seriamente preoccupando. Dovremmo andarlo a cercare. Ok ragazzi, in punta di piedi, andiamo. Tanto non posso fare rumore, non ho né scarpe né calzette. Piano piano. Ho paura che mi metta le manette. È un poliziotto pazzo. YMCA, no, 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 no. YMCA. Vai, dammi il mandolino, Macarena. Sì, chi cercava? Sono la detenuta. Qui si lavora, stavo lavorando, ha interrotto il mio lavoro. Ma che posto è questo? Benvenuta nella mia caserma. La tua caserma? Oh cavolo. Vabbè, ho sbagliato stanza, vado via. No, no, non vado da nessuna parte adesso. Lei ha interrotto il mio lavoro. Non ha visto poi l'insegna davanti la porta? Non sa leggere? Polizia. C'è scritto pulizia, che è un'altra cosa. Pulizia significa pulire. Pulizia è... Vabbè, niente. Ok, vabbè. Lo vuoi capire? Non sei un poliziotto e neanche un puliziotto, ok? Comunque, che stavi combinando qui nella tua caserma? Sono alla ricerca di un ladro. Ho visto un ladro fuggire in questa casa. Infatti ho preparato la galera di emergenza, dove lo andrò a mettere una volta arrestato. Quel furfante maledetto, l'ho visto scappare. Rubava dei gioielli. Solo che adesso non lo riesco più a trovare. Ci vorrebbe un piano, un qualcosa per acciuffarlo e prenderlo. O ci vorrebbe anche qualche prova, una pista da seguire, ma non c'è niente. Anzi, lei signorina, mi vuole aiutare nella ricerca? Allora, io l'aiuto partendo dal presupposto che io non c'entro niente. Non ho fatto niente, mani in alto, mani in cielo. Quindi, poi non ho visto neanche nessuno. E altra cosa, in questa casa non c'è nessun gioiello da rubare, quindi dubito che ci siano dei ladri. Lei ha un modo di fare molto sospetto, lo sa? Parla proprio come parlerebbe un ladro. No, io parlo così perché non c'è nessun gioiello da rubare, perché il mio fidanzato lui non mi fa mai regali. E quindi non c'è nessun braccialetto, nessun anello, niente di niente. Sì, capito, ok. Ma le volevo dire, io sarei molto curiosa di vedere questa paletta che hai in mano. Me la mostrerebbe? Sì, questa paletta è molto bella, ma non la faccio vedere a nessuno e neanche toccare. È il mio tesoro. La mia paletta, la tengo sempre qui con me. Ma che c'entra adesso poi la paletta? Dobbiamo trovare il ladro. Qui la gabbia è pronta. Ci vorrebbe fare come una trappola, ovvero mettere qualcosa dentro la gabbia in modo tale che poi il ladro provi a rubarlo e io lo catturi così. Secondo lei è un buon piano? Sì, secondo me è un buon piano. Ok, quindi quale sarebbe l'esca? Vediamo un po' cosa c'è qui. Questa è la stanza della carciofina. Sicuramente ci sarà qualcosa che vorrà rubare un ladro. Vediamo qui. Sì, questa! Eccola qui, una meravigliosa coroncina. Sarà la nostra esca perfetta per il ladro che sicuramente la vorrà rubare. La andremo a mettere dentro la gabbia e non appena la vedrà cascherà nella trappola. Andiamola a posizionare. Apriamo la gabbia, posizioniamo la coroncina qui. Eccola qui. Mia coroncina, ma che c'entra?
c'entra? Senti, non c'è nessun ladro. Se ci fosse stato veramente un ladro, l'avrebbe già rubata, no? Sembra molto preziosa. Non sanno che l'ho comprata in un negozio di giocattoli a Disneyland. Sembra fatta di diamanti, non so, sembra veramente di una principessa. Quindi l'avrebbero già presa. Evidentemente non c'è nessun ladro. Senta lei, chi è il poliziotto tra i due? Nessuno! Tu non sei un poliziotto! Sei un lui pazzo che è vittima di un incantesimo. Lui pazzo? Sì, fammi prendere la mia coroncina. Vai dentro, brutto ladro! Ma che c'entri io? E chiudiamo qui. Non sono un ladro! Guarda che ti ho visto che stavi rubando la coroncina di Sofì. Beccata con le mani nel sacco. Sono, non sono il poliziotto più astuto e furbo del mondo? Stavo prendendo e non rubando la coroncina di Sofì perché si dia il caso che io sia Sofì. Adesso mi riconosci? No, adesso vedo solamente un ladro in galera. Sarà un modo. No, non aprire, non puoi aprire. Che nervoso. Stai pure lì dentro per un po' adesso. Non è divertente, qui ci dovrebbe stare un vero ladro, non io. Questa non è una vera prigione, è una gabbia per tigri. Mi faccia vedere la paletta, io ho necessità di vederla. Devo assicurarmi che lei sia un vero poliziotto. C'è un codice scritto nella paletta che devo verificare. Un codice? Non avevo mai visto nessun codice nella paletta. Dove lo vede? Sa, è un codice segreto. Io sono un ladro e faccio parte degli agenti segreti. I ladri non fanno parte. Cioè, faccio parte di un qualcosa di segreto e riesco a leggere dei codici trasparenti, alfanumerici. E questo codice mi dirà se lei è un poliziotto di serie A, di serie B o di serie C. Oh! Io penso di essere un poliziotto di serie A. Lo penso anch'io, è così bravo. E poi la leggenda narra che se lei fosse un poliziotto di serie A, lei potrebbe vivere in un castello, in un'isola, con dei delfini. Sì, delfini. Delfini. Ma lei è un ladro, io perché la sto ascoltando? È un ladro pazzo, sicuramente inventa storie. No, guardi, è vero, io non sto mentendo. Guardi, vuole una piccola dimostrazione? Che sta facendo? I codici alfanumerici trasparenti si trovano un po' in tutti gli oggetti. Per esempio, in questa coroncina si trova proprio qui. Lei lo vede? No, non vedo nulla. Io invece lo vedo. E c'è scritto: questa coroncina appartiene a una principessa di serie A. Io. Poi, vediamo, ci dovrebbe essere anche in questa gabbia. Secondo. Eccolo, sì. È qui. Lì? Sì. C'è scritto: questa gabbia è la prigione del poliziotto che ha la paletta, dove c'è un codice che dirà che tipologia di poliziotto è e se ha diritto ad avere privilegi come il castello. Io non leggo nulla, è veramente stranissimo tutto questo. Eh sì, è molto strano. Se vuole il mio aiuto, sappia che io sono qui. Se non lo vuole, pazienza, non scoprirà mai. Se ha diritto a vivere in un castello, continuerà a vivere nel suo appartamento, un monolocale di una stanza. Insomma, io se fossi lei, controllerei se il codice è vincente. Ok, da dove gliela passo? Da qui? Da qui. Ok. Sì, che codice c'è scritto? Sì. Bloom, bloom, I love you. C'è scritto che sei un poliziotto di serie B. B. Serie B, mi dispiace, non hai diritto a nessun privilegio, nessun castello, niente di niente. Ciao ciao delfini. E adesso è tempo di distruggermi. No, 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 per Dio, la paletta è mia la paletta. 3, 2, 1. Sofì, ma che stai combinando lì dentro? Ti sembra il caso di giocare a fare la tigre in gabbia? Caro, tu poco fa giocavi a fare il poliziotto. Sei stato tu a mettermi qua dentro a rinchiudermi. Il bello che non volevi neanche che mi liberassi. Adesso mi liberi? Grazie. No, non ci penso neanche. È veramente molto bello vederti lì dentro. Ma che paletta? Ma dove l'hai presa quella? Aprimi subito, lui. Oppure io... No, no, non ti apro affatto. È troppo divertente vederti così. Tanto forse riesco ad aprirmi da sola. È troppo divertente vedermi così. Oh, mi sono liberata. E questa me la pagherai. Ciao Sofì. Ciao lui. No, no. Ma che incantesimo? Di
che stai parlando? È stato un incubo, mi hai rovinato 2 giorni. Finalmente, dopo tutte le varie peripezie, io riesco a farti tornare normale. E questo è il ringraziamento. Mi volevi tenere chiuso dentro la gabbia ancora e ancora. Mi vendicherò e la vendetta sarà amara. Ti chiedo scusa, mi dispiace. Mi vendicherò ugualmente, tanto. No, ti prego. Ma Team Trot, comunque l'avventura di oggi si conclude qui. Speriamo che oggi ti sia riuscito a strapparvi un sorriso. Se è così, mi raccomando, cliccate qui davanti a Sofì per vedere il video di ieri. Mentre cliccate davanti a lui per vedere un'altra avventura divertentissima. Vi mando un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao, ciao.